pushing through. Hi everybody e benvenuti a un altro episodio della Terra di Mezzo, porca puttana ragazzi. Oggi sarà un episodio bellissimo perché ho appena già visto cosa andremo a fare. E io volevo fare questo perché già ho visto lo scorso episodio. Oggi ragazzi, che cazzo facciamo? Uccideremo il grandissimo maestosissimo, da come ce l'ha introdotto il nano. Grog bianco, colui che ha ucciso il suo compagno di caccia, quindi sarà un incontro col passato. Andiamo subito a vedere di cosa si tratta. Nel frattempo ragazzi, questa serie sta volgendo al termine. Che dire, io vi ringrazio per il supporto datomi fino ad ora e spero che sarà così anche nelle prossime serie. Il grande Grog bianco, Thorvin è pronto ad affrontare il passato. Thorvin! Salta su, capitano! Si va a caccia! Di già, così. Ok. Dai. Una cavalcatura letale come tu. Aia. Questo vuole pranzare. Si vede. Dai. Dovrei domarlo, ma almeno così non ti sorrai con calma. No, dai. Se siamo fortunati, forse il Graug morirà di vecchiaia. Ma vaffanculo. Riprova. Che palle. Ok. Allora. Attento, questo vuole pranzare. Dai. E non mi devo far caricare. No. Ah, ok. Ragazzi, pardonemo. Ok. Dio. Io. Non lo uccidere. Ah. Ok, ci riusciamo. Adesso ci riusciamo. Mi devo allontanare. Cavalcatura letale come te. Dai. Attento, questo vuole pranzare. Ma perché? Ma se la premo X. Vabbè, di nuovo. Ho capito. Ma siccome mi. Vai. Carica. Dai. Ok, ci devo. Ok, mi devo allontanare. È questo sto fa, porca puttana. Ah, era questo, fanculo. Perché mo ti pare che lo capisco più? Mi fa confondere sto gioco. Ok, questo non era una cavalcata, una carica come cazzo vuole lui. Avanti, dai. Eccolo, ora sì. Sì, le braccia di Hulk Hogan abbiamo. Ok, bastardo, vieni qua. Aspetta. Olè. Ok, andiamo. Sai dove andare, vero? La vera domanda è: sei pronto per cavalcarlo? Qualunque cosa accada durante la caccia, pensa sempre: cosa farebbe Thorvin? Anzi, è una lezione di vita che vale sempre. Che modesto. Spero che ricordi l'addestramento, altrimenti il possente Graug ti schiaccerà contro il muro. C'è sempre il gioco che mi aiuta. LOL. Sono pronto a combattere il Graug. È quello che fai sempre, lotti. Niente arte, niente finezze. La caccia non è solo colpire e uccidere, è una cosa più grande. Dal tuo punto di vista, nano, tutto è più grande. Sì, questo Graug è molto grande. No, mi stai prendendo in giro. I Graug sono fra le specie più antiche di Mordor e fra le più letali. È passato molto tempo da quando ho affrontato questo Graug. Speriamo che non sia invecchiato bene come me. Certo, sennò che sfizio ci sarebbe. Col mio socio ho inseguito un Graug da Monte Dolme, da Nogrod. Dopo averlo ucciso, siamo rimasti bloccati sotto la sua zampa per 2 giorni. Ah, che bei tempi. L'ultima volta che ho visto la bestia, io e il mio socio l'abbiamo inseguita nella sua tana. Come sei sopravvissuto? Fortuna! Il Graug mi ha tramortito. Quando mi sono svegliato, aveva divorato il mio socio. Affrontarlo da solo era stata una condanna a morte. Coglia.
Do la caccia a questo Graug da quasi un decennio. La mia dedizione a quest'unica bestia è stata totale. Dedizione? Non sarà che predichi meglio di quanto cacci? Divertente, capitano. Ma sarò io a ridere quando la bestia ti mangerà vivo. Ah sì, magari ti faccio sbranare io, eh? Ti lascio in mezzo alla merda. I nani parleranno di Corvin il cacciatore per generazioni. Mi assicurerò che nominino anche te di tanto in tanto. Ma vaffanculo. Ok, affrontiamo questo El Blanco. Se capita la citazione siete dei grandi. I Karagor sono troppo quieti. Il Graug non deve essere in casa. Entriamo e aspettiamo. Un'imboscata. Molto militare. Mi piace. Strano. Per un nano. Oh, che battutona, porca puttana bestineu. Guarda qua quello che si è fottuto. È affilata come quando nostro padre la fece. Ah, lo scalpello. Cioè questo sarebbe Sauron. Certo. Praticamente gli ha detto: mo te faccio un chinotto. È servito. È stato lui a forgiare, vabbè, non so se era capito. Ti ricordi di me? Sì, esatto. Mamma mia, che bello sto coso. Avanti, capitano, che aspetti? Un ordine? Ai. Sei un coglione, Thorfinn. Vai. Assataio. Dai. E zompagli in testa, coglione. Aspetta, ma se Thorfinn mi ha detto che dovevo aspettare che divorasse un Uruk per attaccargli le gambe, cosa significa? Sarà lui l'esca? Il Naug è caduto, la storia si ripete. Facciamo come numero uno, lascia perdere, improvvisiamo. È troppo forte, devo attaccarlo okay. Da lontano. Ok, farla andare in carica. Aspetta. Dovrei tipo... con un colpo caricato stordirlo. Infatti è quello che ho fatto. Ok. Sì. Sì. Dai. Eh no, vabbè, non avevo concentrazione. Ok, aspetto che... ok, questo è il segnale. Non ho concentrazione, ciccio. Dammene un po'. Schiva. Ok. Ok, vai così. What's up? Bastardo. Minchia, un quarto di... Ulla, madonna. Va bene, questo lo sapeva, adesso usciamo fino a sto punto. Colpisci Ghoul. Aspetta, se può...
così ti fotti vita. Eh no, è troppo poco il tempo. Mi devi perdonare, ma... Ok. Ok, tu... Ah, è talmente facile. Ok. Vabbè, però... Ah, lo dovrei fare per ogni singolo grau. Vabbè, tanto non è che ci vuole assai. C'ho un hitbox della Madonna. Sì. Oh, la mia freccia. Ah. Intanto l'obiettivo bonus l'abbiamo fatto. Bastardo, non mi fatti, non mi fatti. Vai, inchiodati e ti prendiamo così. Intanto Thorfinn è morto. Ok. Olè. Ancora. Oh signora, siete due palle. Veramente. Ok. Perfetto. Vai. Vai. Non te lo faccio mangiare. Vabbè, pazienza un attimo, mi devo occupare di questi froci. I dardi, i dardi. Cazzo, i dardi. Eccoli. Minchia, ha recuperato di vita, stronzona. Perfetto. Dai. Chargiami. Dai. Prendi. Aspetta. Fare il giro un attimo. Un attimo. Bastardo. Ok, ci sono. Ok. Minchia, proprio in da face. Ok. Vai. Ah, certo, ora gli rimane uno sputo. No. Here we go, ultima parte, vai così. Stardo. Dai Thorfinn, esci le palle di nano. Vai. Minchia che brutto raga, porca puttana. Vai. Oh. Porca troia. È morto. Forse. Fuori, brutto bastardo. Penso che sia morto. Questa sì che è una caccia al grau. Puoi ben dirlo. La prossima volta non ti divertirai da solo. No. Dovrai aspettare. Anch'io ho una preda da seguire. Avrai bisogno d'aiuto, io potrei... Grazie, potrei... Thorfinn. Ma devo farlo da solo. Beh, se sopravvivi... Vieni ai Monti Azzurri.
Ho molti amici, gli svuoteremo le scorte di birra. Ho visto quanto bevono i nani. Spero di incontrarti di nuovo. Come? Come ti tiro fuori di qui, eh? Bellissimo. Durarmo Shirkush, Agazgushu, Zantia da Goizak, Golnanaki Zak. Il grande Grog Bianco. Ragazzi, anche per oggi l'appuntamento finisce qui. Se il video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un mi piace, di commentare, di condividere, di iscrivervi se ancora non l'avete fatto, questo e molto altro ancora sul mio canale. Ciao gufetti e ciao a tutti, ci becchiamo al prossimo episodio. Ciao!